Buongiorno a tutti amici trader e bentornati al nostro appuntamento quotidiano con le analisi tecniche dell'ufficio studi di finanza online. Oggi apertura debole per l'Europa, un po' in scia insomma la chiusura di venerdì dell'America con Nasdaq che ancora diciamo è in una fase di debolezza per il momento, comunque fisiologica. Infatti se voi andate a guardare diciamo tra l'altro anche in chiusura ha recuperato un po' di quello che stava perdendo nella seduta di venerdì, quindi diciamo per il momento ancora non una, diciamo, un crollo del mercato, ma appunto una fase correttiva più che fisiologica, visto i forti rialzi del mercato americano. In Europa insomma prevalgono un po' i timori per ovviamente la questione Covid, perché comunque continuano a aumentare i casi un po' in tutta Europa e in tutto il mondo in realtà, quindi con l'OMS che appunto ancora no, grida alla cautela, è preoccupata per come si sta evolvendo la situazione, quindi insomma cautela sui mercati per questa anche probabile seconda ondata che ci dovrebbe appunto colpire. Noi come al solito oggi ci diciamo focalizziamo sugli indici, facciamo un po' il punto sugli indici e quindi guardiamo FTSE MIB e poi ovviamente S&P 500 e DAX. L'indice italiano oggi apre in netto ribasso e si riscontra con un livello di supporto piuttosto importante, di cui abbiamo parlato tante volte, il primo forse supporto, no? Diciamo chiave in questa fase laterale che ormai dura da diversi mesi, che è quello di 19.174 punti. Ora, una rottura in chiusura di questo livello potrebbe effettivamente dare sfogo a ulteriori ribassi, quindi target a 18.400, diciamo, 30 punti, scusate, 18.481 punti, in realtà diciamo un po' la fascia di prezzo, l'abbiamo detto tante volte, tra 18.481 e i 18.000 punti. Questo poi è il supporto chiave che se viene infranto invece darebbe un segnale di forte debolezza per il mercato. Al rialzo invece diciamo bisognerà come sempre aspettare i 21.155 per avere un diciamo segnale importante di recupero, oppure si può provare sul test dei 19.174 un rimbalzo diciamo, quindi con target poi intorno ai 19.800-20.000 punti come target diciamo di un'operatività di breve. Ovviamente attenzione insomma stop stretto sotto 19.174, perché se rompe appunto si scende ulteriormente. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. L'S&P 500 ha chiuso venerdì con un meno 1,1%, insomma di fatto situazione che rimane ancora correttiva dopo appunto i massimi storici presi a 3.588 punti a fine agosto praticamente, anzi inizio di settembre, diciamo da qui poi è partita una fase correttiva che appunto in caso di conferma della rottura dei 3.329 già oggi probabilmente aprirebbe un ulteriore ribasso verso 3.225 punti. Questo potrebbe essere un po' un target di arrivo per questa fase correttiva. Al contrario invece diciamo al rialzo, allora meglio attendere forse un superamento dei 3.393, comunque 3.400 punti per poi gradualmente ritornare verso l'alto. Quindi diciamo in caso di conferma oggi di rottura dei 3.329 probabilmente l'indice proseguirà verso 3.200, area 3.200, al contrario sopra 3.400 allora probabilmente riprende la sua strada verso i massimi. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Anche il DAX torna sotto 13.000 punti, un livello, diciamo, un'area psicologica abbastanza importante. Anche in questo caso, insomma, bisognerà vedere un po' come chiuderà l'indice. Diciamo, una rottura, soprattutto se in volatilità dei 13.000 punti, accompagnata da un RSI magari sotto l'euro del 50, effettivamente ci indicherebbe, diciamo, la volontà di correttiva anche del DAX, che devo dire fino adesso, diciamo, è stato forse l'indice più interessante tra quelli europei, che ha dimostrato più forza relativa. Devo dire, comunque.
comunque il supporto chiave ben più basso, perché siamo intorno a 12.211, dove c'è anche dove passa anche la media mobile 200 periodi, quindi solo in caso di break di questa fascia di prezzo che va dai 2.200 ai 12.000 punti avremo effettivamente un cambio di sentimento importante sull'indice, altrimenti insomma è una correzione fisiologica, si può anche sfruttare ovviamente per un po' di operatività, magari a leva, però diciamo, non preoccupo più di tanto sul quadro grafico. Al rialzo invece, vedete, ha fallito più volte il superamento dei 13.300 punti. Cioè, questo è il livello da infrangere per tornare di fatto sui massimi, e quindi parliamo di 13.795 punti. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.